abitavo qua giù in basso, sotto, sulla strada che porta sulle cave, sulla strada privata, insieme alla mia famiglia, dove ci lavoravo, mio padre che lavorava in cava e che era un marcatore, cioè i marcatori erano quelli che segnavano il marmo, lo misuravano come faccio ora io, e avevo un anno. E quindi poi dopo, era un anno nel 1941, perché sono nato nel 1940, poi è successo la guerra, mio padre è andato in guerra, quando è ritornato poi è ricontinuato a lavorare con questa società. Sfruttavano soprattutto le litoclasi, cioè i difetti della montagna. Dentro la montagna mettevano dei cunei di metallo, ma anche di legno, lo bagnavano quelli di legno, in modo tale che il legno, aumentando di volume, allargava i difetti. Cavatore, per cui lavorava sulle cave e lavorava a fare anche i fabbricati attinenti alla cava, mentre mio nonno Milano Milani era un imprenditore che aveva delle cave e lavorava il marmo e soprattutto lo lavorava e aveva un mercato in Francia. Abbastanza difficoltoso a raggiungere, una volta non c'erano strade, per cui qui si veniva a piedi. Quindi c'erano dei fabbricati particolari dove gli uomini si ricoveravano e dove dormivano, e quindi venivano in montagna a lavorare il lunedì e tornavano al sabato.